chi dici di essere? In questo brano di Vangelo, i farisei domandano a Giovanni Battista se sia lui il Messia, il Cristo che deve venire, o sia lui il profeta Isaia. In queste domande c'è il desiderio di comprendere la natura e il volto del Cristo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò, io non sono il Cristo. Allora gli chiesero, chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono. Disse, sei tu il profeta? No, rispose. Giovanni per tre volte nega di essere il Messia. Prepara la strada a Gesù Cristo. Mette Gesù al centro della sua vita. Solo così tutte le cose trovano il loro giusto posto. Quali vuoi che siano le priorità della tua vita? Dissero allora, chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Nel deserto viene urlato di preparare una strada. E questo è il deserto della nostra ingratitudine. Quali spazi permetto a Dio di abitare? Quali sono le cose inutili che ingombrano la mia vita? Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero, «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?» La figura di Giovanni suscita domande perché mette in discussione. Ed io so mettere e mettermi in discussione. So farmi, so affrontare anche le domande che mi mettono in difficoltà. Qual è la domanda che mi mette più in crisi? Giovanni rispose loro, «Io battezzo nell'acqua, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete». Colui che viene dopo di me, a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Giovanni non ha ancora conosciuto Gesù. Colui a cui non sono degno di slegare i sandali vorrà lavarmi i piedi. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Anche per me c'è un tempo e un luogo dove, Signore, tu vorrai incontrarmi. Cosa posso donarti di questa mia giornata? Iscriviti al canale e attiva la campanella per le notifiche. Per scaricare l'audio di questo commento trovi il link in descrizione. A domani!